Volevo dare per chi mi segue alcune linee per capire come mi orienterò nelle prossime settimane, riferendomi soprattutto alle letture che faccio. Volevo intanto dire che continua il progetto riguardante la lettura integrale del romanzo I fratelli Karamazov, lettura che prosegue capitolo per capitolo, quindi un capitolo alla volta, che verrà postato al ritmo di uno o due capitoli per settimana, in modo di dare la possibilità a tutti, a coloro che vogliono, insomma, a tutti, di avere il tempo anche di ascoltare, insomma, di seguire la cosa, insomma, di non prendersi troppo indietro. Dal mio punto di vista ho superato la metà del romanzo, quindi insomma conto che nel giro di alcuni mesi riuscirò a finirlo e a postarlo integralmente. Insomma, è un'opera massiccia, impegnativa, e quindi, insomma. Dopodiché continuerò a leggere ogni tanto della poesia, insomma, secondo degli umori che mi sento, e quindi del poeta che più mi ispira in quel momento. Mi piace leggere dei racconti, insomma, quindi continuerò anche a leggere racconti. Da questo punto di vista, siccome è iniziata, insomma, anche un po' una collaborazione con chi ha, diciamo, elaborato e ha creato un'applicazione che permette poi di ascoltare gratuitamente audiolibri direttamente dal cellulare, quindi un'applicazione che può essere scaricata gratuitamente e nello stesso tempo permette di ascoltare gratuitamente libri scelti all'interno di un menu abbastanza ampio, di ascoltare quindi anche libri letti da voci diverse, insomma, e permette di ascoltarli non più stando al computer, ma anche muovendosi, quindi avere una maggiore libertà, è nata un pochino anche l'esigenza di creare dei libri o di leggere dei libri integralmente, quindi con tempi che non sono poi esattamente quelli di YouTube, insomma, no? Proporre la lettura di un libro integrale non è proprio tra le strategie più popolari su YouTube, insomma. Però all'interno di un'applicazione, insomma, no? Di uno strumento che poi permette di ascoltare anche in tempi diversi, anche in luoghi diversi, anche mentre si lavora, eccetera, insomma, diciamo che questo ha una sua logica, o perlomeno vediamo una logica all'interno di questo. Chi di voi, insomma, un po' mi segue, forse si è accorto che è stato letto integralmente qualche romanzo. Anche qualche libro di poesia è stato letto integralmente, per esempio è stato letto integralmente tutto il libro delle poesie della Zimborska e anche pubblicato. Oppure, dal punto di vista della poesia, sono state lette delle raccolte anche abbastanza ampie, insomma, che contengono varie poesie dello stesso autore. Al di là di questo, qualcuno noterà una sigla NASF che vuol dire nuovi autori science fiction, cioè nuovi autori che scrivono racconti di fantascienza. Ecco, anche questo è un pochino, non dico un progetto, ma insomma un'idea che è nata per poter far conoscere, insomma, anche persone che non sono molto note nel campo della letteratura, insomma, no? Che si approcciano alla scrittura, che si approcciano a un certo genere letterario che è quello della fantascienza. Anche queste letture poi potranno venire ascoltate sempre all'interno di quell'applicazione che, ripeto, si chiama Audiolibri e che è una affiliazione di un'applicazione che sta avendo più successo e che si chiama KissTube, la quale però mette insieme film, musica, umanità varia. Ecco, all'interno invece dell'applicazione Audiolibri specifica, troverete invece letteratura suddivisa all'interno dei vari generi letterari, quindi racconto, poesia, romanzi completi, filosofia, e troverete anche, diciamo, un po' le puntate dei fratelli Karamazov. Oltre a questo, mi piacerebbe provare a assaggiare quello che è un altro genere che un po' il genere teatrale, insomma il vecchio genere del radiodramma, diciamo così, della lettura di un testo teatrale, ovviamente fatta senza la rappresentazione del testo stesso, insomma, no? Prendere il copione,
e leggerlo a due o tre voci, insomma, a seconda di quanto richiede il copione. Quindi, siccome il copione poi è una cosa che difficilmente si va a leggere, difficilmente un pubblico di lettori comuni approccia un testo teatrale leggendolo dal copione, ecco, trovarlo letto da magari a più voci, che rende la cosa anche più articolata, in un certo senso con più ritmo, forse anche più interessante, anche se non è letta benissimo, come ovviamente non la leggeremo noi, perché poi si tratta sempre di letture fatte a prima vista, insomma, no. Cioè, non possiamo paragonare delle letture fatte così, a prima vista improvvisate, con quello che è lo studio di un testo teatrale che si fa nel corso di mesi e mesi di lavoro, poi accompagnato da tutto lo studio dei gesti, da tutto quello che va dietro al lavoro teatrale, insomma. Però può sempre dare un'idea che altrimenti magari non si avrebbe di tante cose che sono state scritte per il teatro e che poco si conoscono, insomma, perché magari poche sono le occasioni di andare a teatro e appunto poche sono le occasioni di leggere dei testi teatrali. Allora anche questo mi piacerebbe farlo, ovviamente per fare questo c'è bisogno di avere anche altre persone con cui rapportarci e con cui leggere, quindi i tempi di queste cose saranno più lunghi, insomma, le cose che verranno postate saranno, diciamo, meno numerose, ovviamente. Questo video è rivolto, insomma, a chi mi segue, insomma, a chi segue questo canale che si sta orientando, insomma, sempre di più un po' sulle letture. Per dire un pochino come si sta muovendo, insomma, tanto per non lasciare così, insomma, cosa sta facendo questo qua, insomma. Diciamo, nelle prossime settimane mi muoverò così, dopodiché si vedrà, perché essendo comunque una cosa libera, una cosa che mi piace fare come passatempo, insomma, mi piace anche sentirmi libero di spaziare negli ambiti che di volta in volta sento più congeniali oppure mi attraggono di più, insomma, mi sono più vicini in quel momento. Ecco, grazie, un saluto.